Qui Gaetano Martelli per un'altra avventura sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi porterò a fare un'esperienza che non ho mai fatto in vita mia. Una cosa assurda. Andremo a vedere. Guardate il video e lo scoprirete. Ciao. Muchas gracias, amigo. Amigo muy amable. Non si credo, finalmente è iniziata la mia vacanza a Baja California. Località che ho scelto è La Paz, una delle località più belle che possiamo trovare in Messico. E la spiaggia da dove iniziamo il nostro tour è la spiaggia di Cozumel. Aspettate, mi sta chiamando. Hola, ¿cómo están? Hoy Gaetano no está solo, está conmigo, estamos aquí en La Paz. Y yo soy Ana, hoy estoy acompañando a Gaetano en esta aventura por La Paz. Il cocco non è quello marrone che abbiamo in Italia duro, il cocco è questo, è verde, è stato appena preso dall'albero, siamo bevuto il succo che c'era all'interno e adesso ci mangiamo. Che so good, Anna. The fuck? Nico, gracias. Buen día, salego. Ah, dopo 4-5 ore passate sulla spiaggia sotto al sole penso di essermi ustionato, infatti già mi inizia a far male un po' il collo e la schiena, vabbè. La lozione che mi ha portato Anna fortunatamente mi ha salvato dal non ustionarmi. E adesso dobbiamo ritornare dove stavamo prima, verso la parte centrale, che sono circa 2,5 km al piedi. E mi è venuta un'idea assurda. L'idea è di fare l'autostop, di mettere il pollice così. Non è uno dei miei metodi, diciamo, per spostarsi qui in Messico, però qui mi sento abbastanza sicuro e le vibe sono abbastanza giuste. Quindi vediamo un po' se ci riusciamo. Amico, solo per Giacomo 2 km perché tengo il telefono sin batteria e sin nada. Quello, muchas gracias. Vai Ana. Ecco qua, abbiamo trovato il passaggio. Muchas gracias, amico. Abbiamo trovato questa persona che è stata gentilissima, si è fermato e ci ha dato un passaggio. Siamo saliti alle spalle del fuoristrada e adesso ci portano direttamente in centro. Soltando una mano, esta rumba está tentada. In the club como 50 Cent. Esa Harpy quiere su can. Ey, ay, bebé. Digo muchas gracias. Espera. Bye, bye. Muchas gracias, amigo, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Ah, che bello, bravissimi. Due ragazzi fenomenali che ci hanno accompagnato, di cui uno di loro beveva una birra mentre guidava, vabbè, un po' particolare, lo lasciamo stare. Bien funky, me dice que tranqui, que después del party no vamos a ver la baby, no es pupi, aunque tenga Gucci, es pronto una rookie, es como... Nel ristorante il nostro amico Leo ci fa vedere come preparerà il nostro cibo con il pescato. Questo è il miglior taco che si possa mangiare qui alla Paz. Vai Luca! Che è il limone. Il limone. Però questo è un taco di camarón. Però io lo quería con harina, otra vez aquí. Una tostada di ceviche di calamare, assaggiamo. Mm.
ecco, appena usciti da quell'orribile ristorante ancora affamato come se non ci fosse un domani, volevo salutarli con questo spettacolare tramonto che ho alle mie spalle. Il cielo è fantastico, dei colori bellissimi. Vi saluto e ci vediamo direttamente domani per un'altra giornata qui alla Paz. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Questa è la tenda dove ho dormito oggi, dove dormirò per le prossime due notti. In questo momento mi sto incamminando perché lì davanti a noi abbiamo un cuscinino con i bagni e tutto il resto. Io vado a fare un bel caffè per iniziare la giornata. Il sole sta salendo alto nel cielo. Abbiamo appena ricevuto la chiamata per il tour che dobbiamo fare, la nostra prima avventura. Inizierà alle 9:30. Niente freddo qui a prima mattina, i fazzoletti sono congelati. Quanto amo a prima mattina il rumore del caffè che scoppietta nel momento in cui si sta preparando. Il caffè è quasi pronto, la macchina del caffè sembra che sta prendendo fuoco qua. Secondo me è arrivato il momento di spegnerla. Non so come fare alla fotocamera, non ti preoccupare. A proposito, ho trovato un'ape all'interno della macchina del caffè. Ho trovato un'ape, l'ho presa e l'ho buttata, quindi non so se è buono. E qui abbiamo la nostra spiaggia privata. La tua mano è qua. You didn't get that. Ragazzi, devo dirvi una cosa, stanotte ha fatto un freddo in questa tenda che è una cosa improponibile. Eravamo con due coperte, un'altra coperta di lana sopra, e la cosa fantastica che il bagno è esterno, quindi come ogni mattina mi sono svegliato alle 7 per andare in bagno e mi sono congelato, ho deciso vabbè, facciamoci un bel caffè e mi godo un caffè arriva di mare. E come diceva Frank Sinatra, that's life, that's all the people say. Perché ragazzi, questa è vita. Un consiglio: investite tutte le vostre energie e il vostro tempo cercando di creare un qualcosa che vi piace, un qualcosa che vi faccia lavorare con il sorriso nella vita, qualcosa che non vi pesi. Ed eccoci qui! Abbiamo fatto una bella doccia, ho bevuto il mio caffè a riva di mare e adesso si inizia la seconda giornata e andremo a fare il bagno e a nuotare. Ragazzi, un sogno, una cosa che ho sempre voluto fare in vita mia ma non ho mai fatto, quindi andiamo a fare una grande colazione, prontissimi, andiamo per questa esperienza. Veramente affamato sono venuto alla ricerca di un ristorante dove poter mangiare e ho trovato questo piccolo posto che mi ricorda un po' l'Italia, la cucina di Maria. Marì, vediamo se mi fai mangiare bene. Siamo all'interno, è molto semplice. Hola, buen dia. Molto semplice come posto, molto tranquillo. E vediamo un po' nel menù cosa possiamo trovare di buono da mangiare. Vediamo un po', qua c'è Anna. Hola. Hola. Vediamo. Questa è la specialità che prendo. Buenos días, Maria. Vamos comer. Appena portato è fenomenale, buonissimo. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? How's it going, boss? It's good. I'm ready for the white shirt. Yeah. Ah, this shot. I don't have one more good. It'll all be okay, just listen to me as I say. Ragazzi, non potete neanche immaginare cosa sto andando a fare. Un'avventura mai fatta in vita mia. Vi do due indizi. Abbiamo l'oceano, abbiamo la muta da sub, le pinne, le maschere e siamo pronti per un'altra avventura. Vi aspetta lo... Ciao. Guardate il video e lo scoprirete.
Vandery, adesso ci tocca solo vedere il più grande e buttarci in acqua. Ne abbiamo visto uno, chiaro. E ragazzi, ci stiamo preparando per questa avventura. Abbiamo avvistato uno squalo che si trova lì, mezzo le pinne, con la muta da sopra. Ragazzi, sono talmente eccitato all'idea di questa cosa che non riesco neanche più a parlare. Mettiamo la maschera, andiamo, ragazzi. Si va, finalmente si parte. Grande, anzi, ho fatto visto lo squalo. Balena, ci ho nadato tutto il tempo vicino, ma anche una pinnata. La schiena mi ha fatto un po' male, però bellissima esperienza qua, fantastica trovarsi nel mezzo dell'oceano e vedere un animale così, non ha parole. Oh, yeah. Visto? Non l'ho visto. Ragazzi, dobbiamo fare presto. Ho l'elicottero che mi aspetta, che parte tra 20 minuti, e non riesco a trovare un taxi. Assolutamente non posso perdere questa esperienza. Andiamo. Mancano solo 15 minuti alla partenza del nostro elicottero. Ci stanno contattando e il nostro taxi non arriva ancora. È assurdo, in quest'isola è impossibile trovare un taxi. Oh my God. Vai. 4 minuti. No, l'ha cancellato. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Uber segna che ci vogliono 15 minuti e l'elicottero parte tra 15 minuti esatti. Abbiamo scritto al pilota e abbiamo detto di aspettarci, quindi finalmente riusciremo a fare anche questa attività oggi. Ma la cosa più bella è dopo di qui dobbiamo correre a casa, cambiarci per andare sull'isola più bella di La Paz. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ragazzi, ancora non ci credo quello che andrò a fare oggi. Mi aspetta un elicottero, un qualcosa di chiuso, invece è una cosa che non ho mai visto in vita mia. E il nostro amico mi diceva che è il primo elicottero d'acqua che esiste qua in Messico. Guardate qua, è fantastico. Adesso il ragazzo sta mettendo la benzina all'interno, tutto molto rude, ma questa è una cosa del genere, che il serbatoio è alle spalle del passeggero. Guardate, è tutto aperto, è una cosa fantastica e secondo me sarà una delle esperienze più belle della mia vita. The best day for the flight. La maggior parte dei piloti quieren volar jets, irse alla aerolinea e all'esecutivo e tutto ese rollo. Ok ragazzi, siamo pronti per partire. Il pilota vi stava spiegando, non c'è alcun tipo di sterzo all'interno di questo elicottero, ma abbiamo solo due pedali e qui abbiamo un joystick centrale. Sembra un po' tipo di stare come una delle Nintendo vecchie dove avevi il joystick che muovevi così per volare. You ready? Ah, I was born ready. Pronti per partire con l'elicottero in questo paesaggio fantastico. Look at that, guys. Guardate dove mi trovo. Una delle vacanze più belle mai fatte. Ok, capitano, siamo pronti per spingere questa bestia in acqua e partire. Sono eccitatissimo. Vai che si parte. Vai, vai, che ci siamo quasi arrivati. Anzi, l'acqua è fantastica. Capitano, con molto gusto, compadre. Mettiamo tutto in sicurezza, che è sempre la cosa più importante. Ok, va, sì, non vedo l'ora di iniziare questa avventura. I go here. Ok, the seatbelt is hanging out. Never stepping here. One foot here. Ok, the other foot right there. Ok, perfect. Ok, vamos. Okay. So we're gonna make a try with your weight. Perfect. Because you have different weight than Karen. Yeah. Ok. The hip. Take these ones. Siamo pronti? Radio, tutto a posto? Vamonos. Let's go, vamonos. Facciamo vamos partire. Vuelo. El vuelo más fabuloso de tu vida. Vamos, seguramente.
cosa più bella della mia vita in assoluto, fantastico! Grazie capitano! Eres el mejor del mundo! L'esperienza mai linda da tutta la mia vita! Bello. Oggi è la giornata delle corse, perché abbiamo l'autista che ci sta aspettando fuori e andiamo a visitare una di quelle isole che vi ho fatto prima vedere dall'elicottero. Rilassiamoci giusto 20 minuti, ci cambiamo velocemente, aiuto, vi porto in una delle destinazioni più belle che abbiate mai visto su questo cazzo di YouTube. Scusate la parola, ma ci vuole. E tutto questo, stanno 6-7 persone che stanno aspettando nel furgoncino, però aspetta, noi dobbiamo mangiare. La cosa più importante è la colazione, me l'ha detto il dottore, quindi aspettano. Ciao ragazzi, a dopo. Mia amica è andata allo Spezzentele. Hola, Gaetano, mucho gusto. Quest'oggi il nostro amico Carlos ci porterà sull'isola di Spirito Santo, che è un'isola che è patrimonio dell'UNESCO dal 2005 ed è considerata una dei posti più belli, delle spiagge più belle del Messico. Questo oceano qui, siamo a Balandra Beach. Non ci credo, finalmente siamo arrivati a vedere i leoni marini e sentite qua che casino che fanno. Sono tutti qui sulle rocce a prendere il sole e poi si lanciano in acqua. Guardate, lì ce ne sono due. Adesso metto la maschera e mi preparo a farmi giocare un poco con loro. E si va. Ehi amico, tutto bene, che si dice? Che fa il morto, non lo puoi vedere. È pienissimo di leoni marini. Ci sono i più grandi che onestamente fanno un po' paura perché si avvicinano parecchio. Prima addirittura un leone marino è venuto, mi ha iniziato a mordicchiare i piedi e si buttava con il muso sotto il mio corpo e mi spingeva. Ragazzi, fantastico, sono super giocherelloni. Sono animali tenerissimi. E ricordate, la cosa più importante, bisogna sempre rispettarli, anche perché qui è il loro habitat, questa è la loro casa, non è la nostra casa, quindi rispettiamoli. Crederci seriamente a quello che ho appena visto. Fantastici gruppi di leoni marini che giocavano tra di loro, si divertono, sono una cosa spettacolare. Con questa bellissima vista alle mie spalle vi saluto e ritorno sulla barca. Ciao, una bella birra per brindare a questa bellissima avventura appena fatta e ai leoni marini. Eccoci qui, dopo queste bellissime avventure e dopo 2-3 birre siamo sbarcati su questa spiaggia paradisiaca dove faremo un buonissimo pranzo a base di pesce. Cosa ci hanno preparato di buono i nostri amici? O che vamo a comer? Ceviche! Ceviche! Tu eres la chef! Oh yes! Ah, vediamo se possiamo fidarci della nostra chef! Sembra buonissimo. In Messico la cosa che non manca mai è il mangiare, la tequila, la birra e il divertimento e il sorriso. Che si torna? Sì, sì. Limitana, which one do you want to try? Tostada. Tostada, vai. Eres tu. Abbiamo questo sandwich fenomenale e una tostada. Qua dovrò iniziare prima. Siamo con la tostada. Mm.
Ay. Picante. Non chiedere mai a un messicano se è piccante oppure no, perché ti dirà sempre di no. Però non è piccante, giusto un poco, ma... Picantissimo. Fuego! Sì. La guida mi ha appena detto che questi uccelli alle mie spalle hanno migrato direttamente dal Madagascar e sono arrivati qui, in La Paz. E questi uccelli nascono sulle scogliere e l'unico pericolo che corrono in queste zone è la stessa acqua. Quindi che cosa misteriosa... Arrivati alla fine del nostro viaggio e volevo dare un saluto col nostro amico Marcos. Saluto, puro mica tour. Il tour è stato perfetto, mi sono divertito tantissimo. Adesso è il momento di tornare perché inizia a fare un po' freschetto. Date il cielo alle mie spalle che il sole è appena tramontato. Fantastico. Adesso non ci resta che metterci nel pulmino e tornare in albergo, doccia e poi vediamo un po' cosa faremo. Ciao a tutti. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me lo hiciste, baby, quería matarme. Per il quarto giorno qui alla Paz faremo un'altra avventura magnifica. Vi faccio vedere solo il posto in cui mi trovo. Siamo in un deserto e sto cominciando il video all'interno della macchina perché c'è un vento assurdo fuori e andremo a fare snowboard sulle dune qui alla Paz. Andiamo fuori che vi faccio vedere più immagini e vi divertirete durante la mia avventura sullo snowboard, sono sicuro. Andiamo. Mia, suerte che ya no eres mia, io ya no te aguanto, no. Lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no, no lo es. Antes lo dudaba, ahora no. Ahora no. Y dice que quiere. Pensavo fosse più facile, ma sulla sabbia è complicato. A parte c'è tantissimo vento con la sabbia che ti viene negli occhi. Yeah, yeah, yeah. Tranqui che so se me passa. Che io lo chillo in casa. Che lo che chiedo. Más de nivel, esta mi despedida, vete con el que tu día. Guarda, è il momento di finire il tour perché si sta alzando troppo vento ed è veramente difficile scivolare con lo snowboard perché il vento ti sposta a destra e a sinistra. Dopo un centinaio di cadute è arrivato il momento di rientrare. Ciao ragazzi! Ya no te aguanto, no, lo siento. Basta paga por todo lo que has hecho y con interés pa' que sienta lo que siento. Andiamoci un po' la faccia. Ya sabemos tu corazón pecho. Saliamo qui. Ecco qua. E il nostro amico mi darà una corda e con questa corda starò aggrappato all'auto e lui mi trasporterà direttamente fino alla fine. Listos? Vamos. Ho fatto tante di quelle cose pericolose in vita mia. Non ho mai usato protezioni. Questa è la prima volta. Sento come un bambino la prima volta che va in bicicletta. Vete con le che tu un dia. Suerte che ya no eres mia. Io ya no te aguanto. Siamo venuti in questo posto dove volevamo venire dal primo giorno che siamo arrivati qui alla Paz, dietro il nostro albergo, e si chiama El Toro Guero. Siamo arrivati qui, c'è la banda musicale, un po' come quando a Napoli fanno le feste di piazza, la stessa identica cosa. Ah, non se ne può più di questa musica. Il pescado mexicano è uno dei migliori del mondo. Gaetano, Gaetano, despiértate. Ragazzi, la vacanza è finita, è arrivato il momento di salutarvi. Tra due ore abbiamo l'aereo, devo preparare le valigie e devo correre assolutamente. E si ritorna a Città del Messico. Una vacanza fantastica. Non vi dimenticate di lasciare un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del video di La Paz e Baja California. E qualsiasi informazione avete bisogno sui tour che ho fatto, scrivetevi in privato e vi risponderò a tutti. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale
un'altra fantastica avventura di Loud Travelers è terminata e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!